Amici di Ciocomo, siamo nella splendida villa del Grumello tra Como e Cernobbio e qui domani il clou del Festival della Luce che in questi giorni è iniziato a Como. C'è con noi Federico Canobbio, uno dei componenti del comitato scientifico di questo festival. Buongiorno, allora innanzitutto ci spiega allora domani che cosa si potrà venire a vedere e a visitare qui. Domani si potranno vedere delle installazioni che sono state predisposte dai docenti e studenti dell'Università dell'Insubria e del CNR, che ha sede a Como, e altre manifestazioni che sono state organizzate con la collaborazione della RAI e di altre istituzioni. Noi siamo ospiti qui della Camera di Commercio, che ha in gestione questo bene, che l'ha affidato in parte al Centro Volta, in parte alla struttura Como Next. Entrambe, e soprattutto il Centro Volta, siamo i principali organizzatori di questa manifestazione. Diciamo che entrando nelle sale al pian terreno si trova in un ambiente tipicamente buio, perché per vedere gli effetti luminosi occorre soprattutto buio. Primo contatto saranno le fotografie di due professionisti comaschi, Carlo Pozzoni e Gil Andri, che illustrano diversi momenti di suggestione legati sia alla natura, sia alle attività umane e all'architettura comasca, che danno quindi delle sensazioni e delle emozioni profonde nell'apprezzamento degli effetti luminosi. Dopo questo, diciamo, momento di compensazione dall'esterno, si entra in una zona più buia dove verrà riprodotto l'effetto dell'arcobaleno. L'arcobaleno noi lo conosciamo non solo in natura, ma anche quando innaffiamo i nostri fiori e abbiamo il sole alle spalle, spesso ci capita di vedere nella rosa di goccioline che produciamo un piccolo arcobaleno. Qui è diverso ed è molto interessante, cioè questo grande arcobaleno di circa 5 metri che si proietta su un grande schermo è prodotto da una sfera di cristallo che riproduce in grande le singole gocce d'acqua che compongono e che sono sospese nell'aria, che compongono l'arcobaleno. Cioè ciascuna di queste gocce produce l'arcobaleno come noi lo vediamo. Insomma, non anticipiamo tutto, perché sennò togliamo anche il gusto ai comaschi di venire a vedervi, giusto, domani? Ecco, ma l'emozione è comunque, anzi, è bene sapere come mai può succedere che un effetto prodotto da una microscopica goccia d'acqua sia identico a quello prodotto da una grossa sfera di cristallo. Senta, un'ultima cosa, qui allora domani a Villa del Grumello voi aspettate tutti, comaschi, l'ingresso è libero, giusto? Sì. Perché Como è città della luce, è città di Volta, non dimentichiamocelo, sì, no? Infatti. Abbiamo ricevuto numerosissime prenotazioni da parte di visitatori comaschi e non, ci ha molto lusingato e speriamo che anche domani, anche grazie, speriamo al tempo, abbiamo la stessa soddisfazione. Ci saranno poi anche dei momenti godibilissimi dal punto di vista proprio del piacere sensoriale ed è un piccolo concerto per arpa laser, che è un'invenzione di un certo ingegnere Maurizio Carelli, che l'ha presentata in varie occasioni in Italia, viene qui a Como a farlo. Ed è quello, non anticipo nulla, ma sarà come suonare dei raggi di luce sfiorandoli con le mani e riproducendo quindi una melodia così come si farebbe su un'arpa. Bene, intanto grazie allora ovviamente ai comaschi, agli amici di Ciocomo, l'invito a intervenire numerosi. Qui Festival della Luce si conclude domani a Villa del Grumello in via per Cernobbio. Grazie Canobbio. Arrivederci.